Ben ritrovati a tutti amici appassionati di mountain bike, eccoci qui a un appuntamento, il secondo per quanto riguarda questa stagione, non dedicata tanto alla competizione, ma bensì a quelli che sono gli itinerari che i nostri amici della mountain bike di Stezzano vogliono scoprire tutti gli anni. Qui naturalmente vi proponiamo quello che hanno fatto nel 2015 e qualcuno si ricorderà che circa un mesetto fa, giorno più giorno meno, vi abbiamo proposto la prima parte di questi servizi, di queste escursioni, dedicate in particolare all'attività, alle varie attività che hanno fatto nel 2015, in particolare gli amici della mountain bike di Stezzano, capeggiati dal famoso Tarta, perché ormai è diventato davvero famoso. E allora, naturalmente, chi segue le nostre trasmissioni si ricorderà che allora vi avevamo mandato circa 40 minuti, come del resto sarà anche in questo appuntamento, dedicato innanzitutto al Canto Alto, dedicato al rifugio consiglieri nella zona del Cornizzolo, dedicato alla zona di Hervé, che se non vado errato dovrebbe essere nel Comasco, poi il Lago Moro e la valle di Carisole in Val Brembana per concludere all'escursione sulla vetta, sulla cima del Linzone. Questi erano gli appuntamenti che noi vi abbiamo proposto appunto nel primo appuntamento, scusate il gioco di parole, di un mesetto fa circa, relativi a queste escursioni degli amici della mountain bike di Stezzano. Dobbiamo dire una cosa, che sicuramente questo è un modo, non dico nuovo, però molto bello per andare in mountain bike, cioè senza voler in pratica contare i chilometri, senza voler in pratica avere in mano il contachilometri e soprattutto il tempo, il cronometro, per dire ho percorso la stessa strada che ho fatto, che so io, 5 anni fa, in minor tempo, in maggior tempo. Come dire, il tempo non passa mai, non è assolutamente vero, il tempo passa per tutti, poi se uno ha tempo per allenarsi, ha la voglia di allenarsi, vuole fare, che so io, sacrificio, eccetera, allora riesce anche a mantenere magari i tempi di qualche tempo fa. Però se non lo può fare, o soprattutto se insomma nel frattempo sono subentrate altre cose, allora beh, comunque non credo che sia una cosa granché importante. L'importante è andare in mountain bike, come fanno questi nostri amici dalla MTB di Stezzano. Ci vanno soltanto per diletto, ci vanno esclusivamente perché vogliono scoprire, non a piedi, come del resto abbiamo fatto per alcuni anni io e Rudy. Nostre erano già escursioni sicuramente che tutti conoscevano e certamente loro vanno in sella al loro mezzo, insomma questo mezzo che è nato proprio per il fuoristrada per quanto riguarda i sentieri della montagna. Non deturpa, non rovina, non credo appunto che questo mezzo crei qualche problema nemmeno a coloro che vanno a piedi in queste escursioni ed ecco che allora hanno realizzato e realizzano delle belle gite, credo al sabato o alla domenica, non so che giorno vanno esattamente. Sono sempre in 7, 8, 10, certe volte anche una ventina, ma non sono numerosissimi, però sono tutti gli appassionati che vogliono dedicarsi a questo sport semplicemente andando a scoprire in bicicletta quelli che sono gli itinerari. In questa seconda parte ve li leggo così ve li anticipo, avremo in pratica dal rifugio Pizzini alle Baite Ables nella zona di Santa Caterina Valfurva, dunque non soltanto qui nella nostra provincia, poi un filmato che si riferisce a San Genesio che non so dov'è, e poi un bel filmato che parla dei Monti al Mare, il titolo, praticamente nella zona delle Cinque Terre, più o meno in quella zona lì, Sestri Levante e così via. Quindi ritorneremo qui nella Bergamasca, ancora in Valle Brembana, la zona di San Pellegrino di Dossena, anche lì con bellissimi sentieri, e poi il Pizzo Spino, anche quello nella nostra terra bergamasca. Questi sono i cinque filmati che vi proporremo, che appunto contengono, sono il contenuto di questo secondo appuntamento dedicato agli amici della mountain bike di Stezzano e ai loro percorsi. Allora, ho già parlato troppo, sapete cosa facciamo? Li avete visti scorrere proprio qua dietro, vedete col monitor di servizio, alcuni di questi filmati coperti dalla mia figura e invece adesso andiamo a goderceli tutti assieme. State lì.
here is go back, 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 back. While we
candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. E rieccoci, rieccoci qua al termine di questi 41 minuti esatti di immagini che appunto gli amici della mountain bike ci hanno portato. Pensavamo di riuscire a estrapolare ancora un terzo appuntamento, non credo che lo possiamo fare, anche se Tarta mi ha promesso addirittura che mi potrebbe portare già le prime escursioni, quelle invernali del 2016, non so se riusciremo a farle. Comunque io credo che per gli esteti, insomma, anche in questa seconda puntata della MTB dedicata alla MTB Mountain Bike di Stezzano, diciamo così, qualche cosa di buono si è visto. A me in particolare è piaciuto la zona di San Genesio e soprattutto questi sentieri molto belli, non nemmeno troppo impegnativi, è vero, si va in montagna, pertanto quando si va in montagna i sentieri sono comunque impegnativi, però dobbiamo dire tutto sommato che sono sentieri che li possono percorrere tutti. Certo, loro sono facilitati, come vi ho detto all'inizio di questo programma, dal fatto che non guardano il cronometro, non guardano l'orologio,
non guardano assolutamente nulla se non percorrere questi sentieri. Ogni tanto si fermano, mangiano il loro panino, bevono quello che devono bere per rifocillarsi e poi riprendono. E come avete visto, è capitato in particolare di sdraiarsi, non dico di prendere il sole perché sicuramente non sempre è possibile, e soprattutto in alta montagna, che magari il tempo poi fa le bizze e cambia alla svelta, però sdraiarsi e godersi anche quel silenzio assoluto che si può trovare soltanto in alta quota. Non sono quote, diciamo così, insuperabili, non è che vanno sul Monte Bianco, però sono, insomma, si aggirano sempre dai 1500 ai 2000-2500 metri e dunque sono certamente impegnative, anche se la loro scelta, quella di Tarta che organizza, cura le scelte dei sentieri, eccetera, è sempre quella di allestire, di programmare, di preparare escursioni che possano andare bene a tutti. Avete visto una particolarità? Quando finisce il servizio, 10 minuti di filmato dedicati a un'escursione piuttosto che un'altra, c'è sempre o più o meno sempre il nome dalla scritta di chi ha partecipato. E lì ci sono quei nomignoli famosi, insomma, come il Pianura, che è il nomignolo che ricorre spesso perché vuol dire che Pianura non ama molto la montagna. Però nonostante questo lui partecipa a queste escursioni, insomma, quasi sempre quando può. E dunque ritorna con anche delle belle sensazioni. Ecco, una cosa importante, ho detto partecipa a queste escursioni. Cosa vuol dire? Che non è assolutamente obbligato nessuno. Lì attraverso internet oggi Tarta manda dei messaggi agli iscritti alla MTB di Stezzano e gli dice: per sabato ho preparato l'escursione al Pizzo Spino. Chi vuol venire ci troviamo là e lì poi alle 2 del pomeriggio, al mattino, piuttosto che alla domenica e così via, si trovano nel determinato parcheggio. Faccio un nome, un esempio, perché l'abbiamo visto anche al parcheggio del cimitero di San Pellegrino, piuttosto che in un altro paese, e lì ognuno scarica il proprio mezzo dalla bicicletta, si vestono di tutto punto e poi partono per la loro escursione per ritornarci dopo magari 4, 5, 6 ore, anche se poi in mezzo ci sono delle pause perché sappiamo che non pedalano appunto per tutto questo tempo. È bello, un modo nuovo per andare in mountain bike, credo, e ce l'hanno mostrato proprio i nostri amici della mountain bike di Stezzano. Non finirò mai di ringraziarli e credo che gli appassionati di mountain bike lo possono veramente fare anche loro perché effettivamente, come avete visto anche in questo secondo appuntamento, qualcosa di buono anche da percorrere a piedi, perché magari qualcuno non conosceva quel sentiero piuttosto che quella stradella, piuttosto che quella carreggiabile, non la conosceva e si può dunque percorrere anche a piedi. Credo che sia un motivo veramente bello per scoprire quello che ancora una volta la natura qui nella nostra zona e non soltanto nella nostra zona ci ha donato. Con questo termino, grazie e ringrazio naturalmente gli amici ancora della Mountain Bike di Stezzano, in particolare Tarta, e tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci in questo secondo appuntamento. Se vorrete, noi ci saremo, non tanto per la Mountain Bike, ma con altri servizi sportivi, anche la settimana prossima. Grazie, buona settimana a tutti e buon proseguimento di serata con i programmi di Antenna 2.